Panini con? No, panini con... Ah, che te ne frega? Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 25 aprile 2022. Siamo alla solita pompa di benzina, direzione mare, ma da una strada diversa da quella che facciamo di solito. Saranno passi poco conosciuti, alcuni li avete già visti sul canale, altri li vedrete per la prima volta. La giornata è un po' freschina, qualche nuvola, ma siamo ottimisti. Si sale in sella e si va. Dopo aver fatto benzina, praticamente iniziamo ad arrampicare sulla SP20, una strada molto piccola, stretta ed estremamente deformata. Adesso stiamo salendo, in questo momento siamo immersi nella campagna dell'Oltrepò, tra vigne, colline, verdi, poco traffico per fortuna. Ecco qua il cartello SP20, sono quelle strade che piacciono a noi. Se soltanto il manto fosse messo meglio, sarebbe ancora qualcosa in più. Se farete questa strada troverete il limite a 30 km orari in diversi tratti, sia per il fondo estremamente irregolare e sia perché è estremamente tortuoso. Infatti stiamo avendo una media estremamente bassa e abbiamo incrociato una sola auto, qualche ciclista. Stiamo percorrendo Passo Crocetta, altitudine di circa 600 metri. Passo Crocetta è situato nel comune di Rocca Susella, nell'Oltrepò Pavese. Si estende tra la valle di Ardivestra, la valle del Rile e la valle Schizzola. Conta circa 235 abitanti il comune ed ha una morfologia collinare. Il territorio ha una destinazione prevalentemente agricola. Sono coltivati cereali, erba medica, uva, mele, pere, pesche, ciliegie, albicocche, susine. Nelle zone più alte del territorio si trovano boschi di latifoglie. Davanti a noi c'è una cartolina in questo momento. Siamo immersi nel verde delle colline dell'Oltrepò. Lì in alto c'è un castello e qui sotto di noi tornanti a non finire. Peccato il fondo che non sia sempre all'altezza dei panorami. Se la SP20 era una strada da fare a 30 km orari come indicato dai cartelli, la SP105, ci sono dei tratti, ragazzi, dove metterete la prima, perché sembra veramente una strada bombardata, crateri ovunque. Adesso è un po' meglio, e adesso è leggermente migliore, diciamo, ma il fondo è decisamente malmesso. Per fortuna non c'è traffico, ecco, qualche ciclista, ma niente di più. Ovviamente è una di quelle strade soggette ad attraverso, guardate qua, soggetta ad attraversamento di animali selvatici, ma qui già un po' abbiamo trovato dei tratti molto peggiori da qui. 106, alla nostra destra c'è anche una panchina gigante che si affaccia sulle colline dell'Oltrepò. Guardate qua che panorama super che c'è. Dalla Lombardia al Piemonte, siamo in Piemonte, siamo in Val Grue. Adesso lasciamo la SP120 e ci tuffiamo nell'SP126 in Val Ossola. Poi vi lascio comunque il file GPX in descrizione. Le strade, come potete immaginare, non sono messe molto bene, un po' dappertutto, ma almeno facciamo strade diverse dal solito, scopriamo posti nuovi. Abbiamo appena superato Cima Coppi, dove c'è anche Casa Coppi, ovviamente dedicata al campione di ciclismo, e adesso stiamo proseguendo su strade secondarie sempre verso il mare. E il viaggio continua. Abbiamo superato Serravalle con un po' di traffico, complice l'orario. Sono le 11:30 passate e siamo nei pressi di Gavi. Gavi, qui c'è uno splendido forte qui a Gavi, ma non ci fermeremo perché la strada da fare è ancora un po' e i limiti sono molto bassi. Ma se vi interessa Gavi, c'è il video sul canale, l'ho già messo, quindi andate pure a vederlo se vi interessa. Noi adesso proseguiamo sulla SP161 e tra un po' inizieremo ad arrampicare. Dopo Gavi, SP165. La strada si fa particolarmente interessante perché è molto tortuosa, il fondo non sempre perfetto, ma iniziamo a vedere un manto d'asfalto decisamente degno rispetto a quello che abbiamo fatto fino a poco fa, su quegli altri passi che abbiamo fatto, perché lì veramente era un cratere dietro l'altro. Qui non è perfetto, ma è decisamente meno stressante percorrere questo tratto di strada. In più ci sono degli scenari intorno a noi letteralmente incredibili. Qualche moto abbiamo incrociato, ma per fortuna pochissimo traffico. Stiamo arrampicando su Capanne di Marcarolo. Velocità moderata e attenzione ad alti livelli qua.
non tanto per noi quanto per gli altri. Attenzione ad alti livelli, anche perché potrebbero esserci degli attraversamenti da parte di animali selvatici. L'azzurro del cielo che contrasta col verde è incredibile. E guardate come muta velocemente anche lo scenario, la natura intorno a noi. Qui stiamo salendo in maniera molto più dolce, siamo qui quasi in cima al passo. Un cartello ci ha appena avvisato che la strada non è messa benissimo, ma questo ce ne eravamo già accorti. E questo è lo scenario che c'è intorno a noi. Incredibile, veramente un bel posto. Tanta roba sta strada qua. Panorama perlomeno. Intorno a noi tanto verde e montagne. Qui ovviamente ci sono anche diversi percorsi da trekking che partono. Siamo ad un'altezza di 750 metri circa. Neanche molto alti, ma pare veramente di essere catapultati in un'altra realtà. Guardate qua. Che spettacolo che è. Guardate che spettacolo che è. Questo è il passo degli Eremiti. Lì sotto, noi solitamente arriviamo da quella parte lì, stavolta abbiamo cambiato. Passo degli Eremiti, guardate che strada. Lì in fondo, dove vedete quel camper, è un punto dove ci sono dei cerchi concentrici, ma andiamo a goderci questa strada incredibile. Da quel punto panoramica, in poche curve, in pochi chilometri, arriviamo direttamente sul passo degli Eremiti. Dall'alto è incredibile questo serpente nero qua sotto. È fantastico, ci sono degli scorci veramente incredibili. Qui in fondo c'è il valico degli Eremiti. Anche dal valico degli Eremiti partono diversi percorsi di da trekking. Infatti tutte queste macchine qui, tutte persone che sono sicuramente a passeggiare, di certo non a fare picnic. Noi generalmente arriviamo da qui da sinistra, stavolta per cambiare abbiamo voluto fare la strada alternativa. Qui non ci fermiamo neanche sul valico. Prima eravamo alla nostra destra, lì sopra, e vedevamo questo tratto di strada qui che è veramente impressionante. Molto molto panoramico. Scenic Route. Più avanti, in piena curva, c'è un posto che sembra quasi magico. Faccio un po' a destra e a sinistra perché ci sono un po' di buche dalla neve, si è fatto la neve quest'anno, non so. Il mandio è un po' rovinato e allora faccio un po' a destra e un po' a sinistra, tanto ho un'ottima visibilità, non c'è nessuno davanti. E si è molto rovinata l'ultima volta. L'ultima volta che siamo passati non c'era una buca. Invece, guardate qua, molta aridità anche qui. E questa è la curva dove ci sono i cerchi concentrici. Qua sotto ci sono dei cerchi concentrici fatti con delle pietre. I concentrici, come avete visto, non ci siamo neanche fermati. Magari vi metto parte del video che avevamo fatto l'altra volta. Pietre concentriche su questa vallata. Adesso le vedremo un po' più da vicino. Facendo qualche metro in più si arriva su queste gole dove sotto scorre il fiume. Perché c'era molta gente, molta resta, non saremmo stati neanche quelli tranquilli. Proseguiamo, la strada ovviamente è da fare a passo estremamente moderato, sia perché è rovinata ma soprattutto perché c'è veramente scarsa visibilità, un po' per la vegetazione e un po' proprio per la conformazione della strada stessa, che a parte che sul lato nostro non ci sono neanche le protezioni, come potete vedere, soprattutto per la visibilità in alcune curve estremamente cieca. La strada è veramente molto 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 bella, è incredibile, questo tratto qui vale veramente tutte le buche prese poco prima. C'è la macchina, si rallenta, ci ha visto, credo. Adesso arriveremo in un punto dove praticamente attraverseremo il fiume. Fiume che ovviamente è basso come in gran parte d'Italia. Ecco qui praticamente adesso attraverseremo in un punto il letto del fiume. Piano viabile con buche lo stiamo vedendo, abbiamo visto forse 10 di questi cartelli qui. Ecco qua, adesso l'hanno persino asfaltato, prima era completamente, diciamo, fatto di pietre. L'ultima volta che siamo passati perlomeno c'era sterratino. Adesso qui si inizia a risalire e riprendono curve e tornanti. Adesso ne abbiamo una a destra e si va 30 km il limite,
e si va a passo moderato e deciso. Sotto c'è il Sacrario Monte Benedicta. C'è parecchio movimento, non pensavo ci fosse così tanta gente su questi posti qui. Probabilmente anche complice l'orario, è ora di pranzo, magari tanti fanno la sosta picnic da queste parti qui. Qualche moto l'abbiamo incrociata, proseguiamo. Adesso ci troveremo un posticino anche dove pranzare, visto che è ora e visto che come di consueto abbiamo tutto a bordo. Questa è l'entità delle strade, se venite qui sappiate che il passo sarà estremamente moderato. Noi stiamo mantenendo delle medie estremamente basse, anche perché come dico sempre fretta non abbiamo. Da qui punteremo il mare, più o meno arriveremo a Varazze dove ci andremo a mangiare un gelatino, un caffè, poi vediamo, tanto pensiamo adesso. Abbiamo appena superato il punto Capanne di Marcarola, dove c'è un punto ristoro. C'era anche lì un po' di movimento, un po' di moto, un po' di auto. Tutti i tavoli occupati, quindi andiamo avanti. Adesso troveremo sicuramente qualcosina. Sono estremamente fiducioso che queste strade ci darà soddisfazione. Troveremo un punto panoramico. Troveremo qualcosina dove accomodarci. Alla fine siamo scesi fino a Masone e adesso da Masone stiamo puntando il passo del Turchino. Ci fermeremo a mangiare sul passo del Turchino a questo punto, perché la strada per scendere dagli Eremiti fino a sotto, praticamente complice la conformazione della strada, è talmente stretta che non c'è neanche un'area di sosta, non c'è nulla. Sotto di noi c'è l'autostrada, in questo momento stiamo passando sopra le gallerie dell'autostrada. Siamo a pochi chilometri dal passo del Turchino, poi da lì proseguiremo sul passo del Faiallo, che ha una vista spaziale sul mare. È l'una e 10, quindi sulle strade c'è anche poco movimento. Passo del Turchino, all'uscita della galleria c'è un punto dove ci siamo fermati l'ultima volta a pranzare e penso che ci fermeremo lì, a meno che Cinzia non vuole temporeggiare un attimino e mangiamo sul passo del Faiallo con una vista decisamente diversa. Lì c'è il mare. Qui, praticamente si gira a sinistra e si va. La decisione di proseguire sul passo, ragazzi, perché lì la vista oggettivamente è quella che è. Passo del Faiallo regala grosse emozioni, tra l'altro lungo la strada c'è il forte Geremia, e vediamo se Cinzia voglia di fare una piccola deviazione, ci arriviamo, se no proseguiremo. Si sale, in maniera abbastanza decisa tra l'altro, strada molto bella. Sul passo del Faiallo ci sono delle viste incredibili, non so se l'avete mai fatto, ma se non l'avete mai fatto, fatelo, perché è qualcosa di molto molto accattivante. Dalla montagna vedrete il mare, davanti a voi si apre Genova, insomma è tanta roba. Iniziano ad aprirsi gli scorci del passo del Faiallo, la strada corre tutta sul fianco della montagna, alla nostra sinistra c'è il mare, è tanta roba. Poi complice l'ora, praticamente non c'è nessuno. Guardate che incanto che è. Dima, guarda che vista che c'è qua. Posticino alta qualità, ma ci accomodiamo qui. Quella è Genova, lì c'è il mare, c'è un po' di foschia, ma la strada per arrivare qui è semplicemente fantastica. Quella lì è Forte Geremia. Ho visto persone che sono arrivate su in moto, ma oggettivamente c'erano un po' troppe macchine. Magari in settimana ci si arriva. E qui sarà la location del nostro pranzo. Adesso vado a dare una mano a Cinzia a preparare. È circa l'una e mezza, siamo a pochissimi chilometri, 2-3 chilometri dalla sommità del passo del Faiallo. Cinzia ovviamente già è all'opera e guardate sotto di lei che vista che c'è. Poi cercherò di fare una volatina col Mavic che ve la mostrerò dall'alto. Cinzia è già all'opera. Buon appetito. Pizza e panini oggi. Beh, pizza e panini detto così però. Che abbiamo, Cinzia? Pizza e panini, pizza perché poca e quindi abbiamo messo dei panini. Panini con fesa di tacchino, Coca-Cola, sì. Acqua. Basta. E vista mozzafiato. E offro il caffè e il gelato. Dove lo offriamo il caffè? Anzi, dove lo offri il caffè? Al mare. Al mare. Perché dopo pranzo ci sarà ancora un po' di strada da fare, però
caffè e gelato ce lo facciamo al mare, dove anche chiuderemo il video, perché poi il ritorno immagino che faremo autostrada. O hai voglia di rifare tutta la strada di oggi, Cinzia? Oggi è stato un po' dura. Tra l'altro ci sarà traffico, già c'era un po' di traffico di lì. Ci sarà un po' di traffico, ma in qualche maniera faremo. È stato un po' dura oggi perché abbiamo fatto da casa zero autostrada, tutti i passi, quelli un po' più piccoli, diciamo così, nell'Oltrepò, dove le strade non erano neanche un granché, passo molto moderato, blando. Adesso però ci rifacciamo sul passo del Faiallo. Pranzo e via, sennò Cinzia si mangia tutto qua. Il colle è posto a 1044 metri sul livello del mare, lungo la strada provinciale SP73 che collega il Passo del Turchino con San Pietro d'Olba, attraversando l'alta valle del torrente Orba e buona parte del territorio comunale di Urbe, in provincia di Savona, dove assume la denominazione di strada provinciale SP40. La reale altitudine del valico, però, se si considera il vecchio sentiero che risale da Arenzano a Crevari attraverso il Passo della Gava, è di 1061 metri. Ed è quella riportata in alcune carte IGM. La zona del passo, data l'estrema vicinanza dello spartiacque al mare, è sede di singolari fenomeni meteorologici ed ha una nevosità molto elevata. A causa di ciò, non è infrequente trovare la strada del passo chiusa al traffico durante la stagione invernale. Attraversando in lunghezza il primo spartiacque del mare e costeggiando le prime formazioni montuose degne di nota, è sicuramente una tra le strade più panoramiche della Liguria e offre visioni del litorale genovese e della riviera di Levante nelle giornate serene. La zona del Faiallo era percorsa dalle antiche vie del sale che, partendo da Volte, si spingevano nell'Oltregiogo. Ha rifatto baracche e burattini e si va. Dima, Passo del Faiallo, Parco del Beigua, Varazze e paghi caffè e gelato. Questa macchinetta, sì. Paghi, chi paga oggi? Paghi tu o pago io? Penso proprio, ho già pagato abbastanza. Passo del Faiallo, torniamo in moto e si torna a scalare il passo. Pochi chilometri, siamo davanti al cartello Passo del Faiallo. Non ci fermeremo neanche, proseguiremo anche perché adesso siamo ripartiti. Mancano ancora una cinquantina di chilometri prima di arrivare al mare. Anche se il mare in realtà è molto più vicino, ma l'allunghiamo un po' il giro, nel senso che faremo strade, faremo un parco, il Parco del Beigua. Eccoci qua, altri motociclisti. Che incanto è, guardate qua, adesso si scende e poi si va di là. Incredibile, passo molto 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 panoramico, 2,7 km. Adesso faremo un po' di saliscendi, adesso stiamo scendendo, tra un po' risaliremo dall'altra parte della montagna. Qui, se non mi ricordo male, siamo a cavallo tra la provincia di Genova e Savona, se non ricordo male. Tra un po' dovremmo trovare il cartello a Savona, provincia di Savona. Tra un po' si materializzerà il cartello Passo del Faiallo. Qui, dove sono tutte queste auto? C'è diversa gente che sta facendo camminate, anche qualcuno che sta facendo picnic. Ho visto poco fa, c'erano anche delle tende. Guarda qua, si bracia qua, a tutta brace, era picnic, guarda qua. Ecco qua, Genova e Savona, ricordavo bene. E questo è il Passo del Faiallo. Stiamo per addentrarci nel Parco del Beigua e qua c'è una strada molto molto bella. Ci sono dei lavori in corso, c'è un fiume che ci scorre di fianco, c'è uno sbarramento, c'è una mezza diga qui sotto. Guarda, all'interno del Parco del Beigua sembra di stare a Beirut. È completamente una groviera, pendenza importante e curve molto molto strette in alcuni tratti, tanti tornanti.
si sta alzando anche un po' il vento e l'asfalto è così, buche, quindi si va con marce basse e molto cauti. Come che complice l'orario, l'ombra delle piante tradiscono un po' dove c'è effettivamente la buca e dove è semplicemente l'ombra. Ecco, adesso sta scendendo la macchina, aspettiamo, non vorrei che stringe troppo e rimaniamo fermi nel mezzo del tornante. Ecco, per fortuna mi sono fermato. Bisogna fare attenzione, come vedete le pietre ovunque stanno. Per ora grosse insidie nel parco del veicolo. L'ultima volta che l'abbiamo fatto c'era un nebbione, era inverno. Siamo arrivati in mezzo al parco, non si vedeva a un metro dalla moto e ci eravamo ripromessi di farlo in un periodo più consono, ecco. Oggi la giornata è perfetta per ora, anche se sta alzando il vento, come dicevo. Dove posso le schivo, le buche, vado andando a destra e a manca, ma dove non posso, ahimè, rallento e la faccio. Adesso qui c'è un budello, dove sono due tornanti uno dietro l'altro. Sono abbastanza in piedi, asfalto rovinato, siamo in prima in questo momento. Ci rimetto la prima perché devo quasi fermarmi per essere certo che dall'altra parte non venga nessuno. Siamo ufficialmente all'interno del parco del Beigua, Geopark del Beigua. La strada che stiamo percorrendo adesso c'è il divieto di transito in caso di neve o ghiaccio. In alcuni tratti ci ricorda molto la Sila, l'interno della Sila, sia per i paesaggi e sia per lo stato del manto dell'asfalto, completamente crateri. Eccole qua una oca. Infatti neanche a dirlo, la media che porterete sarà estremamente bassa. Di contro il parco merita assolutamente molto. Se ci facesse andare un po' più tranquillo, senza fare zig zag, un continuo zig zag, non si vede assolutamente nulla dove sono le buche e dove no. Siamo a circa 1100 metri, pensate che a 20 km abbiamo il mare. Adesso mi sono allontanato un po' da sta BMW che mi sta facendo un po' impazzire, che va a passo d'uomo, non rendendosi conto che se va così, io soprattutto in discesa non vedo le buche, non vedo nulla e non posso andare così. Adesso tra un po' di suono perché se non lo capisce. Ecco, per fortuna l'ha capito, non è cattiveria, ma rischio di farmi male. Se vai a passo d'uomo ti fermi di continuo. Capisco che c'è la macchina che ha dei cerchi, probabilmente che ne risente molto. A questo punto ti fai da parte, mi lasci passare, non che debba correre, ma almeno vedo i crateri davanti a me e non rischio di cadere da fermo, perché il rischio è quello fondamentalmente. Comunque stavo dicendo, pensate che siamo a 1100 metri in pieno parco del Beigua e a 20 km abbiamo il mare, e tanta roba sto posto qui. Continuiamo a salire, saliamo ininterrottamente e poi quando arriviamo sopra vi dico l'altezza a cui siamo. Vediamo se la foschia ha lasciato spazio un po'. Quando abbiamo fatto l'ultima volta questa strada qui, l'abbiamo fatta in senso opposto. Siamo arrivati qui alle antenne, c'era una nebbia, non si vedeva a un metro. 1280 qui siamo, quasi 1300 metri. Qui c'è un rifugio. Rifugio Monte Beigua. Alla nostra destra il mare, molto vicino oggettivamente. Il tratto di asfalto lungo tutto il parco del Beigua, soprattutto la parte sotto al bosco, metterà a dura prova voi, la vostra attenzione, ma soprattutto la sospensione del vostro mezzo. Dovrete fare particolare attenzione perché è veramente malconcio. Di contro lo spettacolo della natura è tanta roba. Adesso stiamo scendendo verso il mare, ultimi 13 km all'arrivo dalle parti di Varazze. Adesso ci sono montagne con parchi eolici a go-go. Davanti a noi c'è il mare, con un po' di foschia, ma mare. Matti, 15:15 siamo arrivati a Varazze. Adesso parcheggiamo
e offri gelato e caffè, visto che ti ho supportato e sopportato tutta oggi. No, devo dire veramente brava Cinzia, che oggi si è sciroppato un bel po' di strada, un bel po' di chilometri. Qui si può entrare? No, per forza dritto bisogna andare. Ma troviamo un posticino da qualche parte dove parcheggiare. Cinzia ha detto: ci credo che siamo arrivati è dalle 9 che stiamo in giro. No, dalle 10, siamo partiti di casa alle 10 meno qualcosa. Adesso parcheggiamo, un caffè, un gelato e poi ce ne torniamo in autostrada. Oggettivamente è un tour impegnativo, anche se non sono tanti chilometri, perché sono 200-230 chilometri, adesso non mi ricordo esattamente, poi mi metterò tutta la traccia GPX, però è tutta strada difficoltosa, che ha le sue difficoltà, buche, brecciolino, ma in questo momento vediamoci il mare. A destra nostra c'è un mare fantastico, non ha... Cinzia sta dicendo c'è gente in costume, non è con la tuta da moto. Tranquilla, di ma ognuno il suo, falli andare al mare, mo. Ti porterò quando sarà ora, mo mettiamo, solo che dobbiamo girare adesso. Se no parcheggiamo contro mano, ma dobbiamo girare, troviamo un posticino. Il gelato l'hai offerto, di ma adesso devi offrire sempre io. Chi è la cassiera? Io. E allora tu offri. Ragazzi, siamo lungo il mare di Varazze. Abbiamo fatto un po' di coda, come presumibile. La gente c'è ovunque, le gelaterie sono prese d'assalto. Eravamo il numero 89, davanti a noi c'erano ben 15 persone. Io ho fatto la fila e adesso stiamo gustando questo gelato. Poi ci berremo un caffè, una passeggiatina e poi credo che sia arrivato il momento di rilassarci un attimino e magari torniamo a casa. Ci gustiamo il gelato e qualche minuto di sole. 16:40, torniamo in sella e puntiamo casa. Speriamo che in autostrada ci vada tutto bene, insomma. Diciamo che la situazione autostrada è per ora molto al di sopra delle aspettative. Un po' di rallentamento ovviamente allo svincolo per Milano, ma tutto sommato poi stiamo avendo una media di 110, quindi il limite è 110, stiamo viaggiando al limite praticamente. Cruise control e si va. Anche perché qui c'è un controllo abbastanza ferrato a quello che sento, gente che prende multe a destra e a manca, quindi ci mettiamo al nostro 110 e si va. Siamo all'ultima area di sosta prima di arrivare alla barriera di Melegnano. In realtà noi usciamo a Binasco, mancano pochi chilometri, abbiamo fatto un po' di coda, ma veramente poco, 3 chilometri dopo Casteggerola, ma roba di 10 minuti, abbiamo perso giusto pochissimi minuti e è andata molto meglio di come pensavamo oggettivamente. La temperatura in questo momento sono 20 gradi e mezzo, la stessa temperatura che c'era al mare. Quando passiamo dalle parti di Novi, lì il termometro sale sempre e siamo arrivati a 23 gradi. Ragazzi, vi lascerò la traccia GPX in descrizione, vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video!